Ciao gamer, benvenuto a Gamers. È bollente ancora, non ce la faccio. Antonio non sta bene. No, ho lasciato la bustina qui, vabbè, hai frutti rossi, questa qua della Twinings. Sì, hai frutti rossi. Che non sa da frutti rossi. No, ma forse perché ormai è vecchio. Dobbiamo prendere da nuovo. Sì. Comunque, allora, argomento di oggi. Argomento di oggi, me lo ricordo a memoria, Mastro Todd che ci scrive. Ah, meno male, c'è solo il link dentro, ricordare a memoria. Cosa ne pensate di NX? No, sarà... perché non hai guardato nel telefono. No. Cosa ne pensate di NX? Sarà un successo o un flop o qualcosa del genere? Aspetta che controllo. No, sarà un fiasco o una buona console? Ecco, devo iniziare io? Sì. Ok. Allora, si parla di Nintendo. Oh, non parliamo mai di Nintendo. Allora, wow. In realtà NX di sicuro esce il prossimo anno. Cioè, adesso, con la stessa sicurezza con la quale doveva uscire Zelda Wii U quest'anno. Ah, ecco. Quindi Nintendo l'ha detto lo scorso E3 che quest'anno, alle 3 dopo, quindi le 3 di quest'anno, avrebbero presentato ufficialmente. Questo implica generalmente che esce Natale, perché le cose che generalmente vengono annunciate alle 3. Vabbè, lasciamo stare particolari iter di Zelda e compagnia, però dovrebbero essere emolate fuori poco tempo dopo. Quindi in teoria manca poco. E poco tempo fa, tipo 3 giorni fa, ho letto un articolo, mi pare su Nintendo Galaxy, non sono sicuro, ma credo che sia su Nintendo Galaxy, in cui c'era un'intervista fatta al nuovo presidente di Nintendo che diceva che... tra pochissimo vogliono passare NX, ma che sarà completamente un altro mondo. Cioè, detto, non sarà. Non eviteremo. Quindi si sono finalmente resi conto. Eviteremo l'equivoco di Wii e Wii U. Cioè, ci sono voluti 3 anni perché vi rende. Cioè, ma veramente. E siccome ancora c'è i nintendari che dicono: No, non c'è nessun equivoco. Nei supermercati. Cioè. C'è scritto: giochi Wii U non compatibili per Wii. Uh-uh. Perché ci sono un sacco di mamme, secondo me. Ma perché è normale? Che sono lì. Che dicono: oh, costa di meno! Ma sì, che sono gamer, non riuscivo a capire all'inizio bene che stava succedendo. Cioè. Ovvio che dopo un po' ho capito che era una console nuova, però quando è comparso il nome sullo schermo alle 3 ho detto, ma cos'è? Cioè, pensavo fosse una periferica. Comunque, parentesi che già l'ho spiegato in un video vecchio, quello che ha subito l'hating di miliardi di nintendari, quindi non lo dico più perché sennò poi muoio. E ora ho perso il filo. Che hanno detto che non ci sarà più il casino. Ah, sì, perché NX sarà completamente rivoluzionario. Dicono che è proprio un nuovo modo di concepire una console. Questo vuole dire tutto, ma anche niente. Qual è il fatto? Che generalmente, però, scusatemi, fan di Apple, quando Nintendo dice rivoluzionario, davvero qualcosa cambia. Ma un bel po'. Perché fan Apple? Non lo so. Perché non considero così rivoluzionario il force feedback su il force, come cacchio si chiama, il touch force, il 3D touch, dell'iPhone che... e la nuova camera. No, la nuova camera sì, molte cose. Vabbè, comunque vi voglio bene anche a voi, tranquilli. Oggi sono così, odio il mondo. Però ho un Mac, quindi vuol dire che non odio Apple. Però aspetta, l'ha detto perché se vai indietro di qualche video, no, di un bel po' di video qualche anno fa, c'era la Master Race che lui diceva: io ho PC, è più figo. Io avevo me che gli dice: guarda che passerei a me. Non me lo ricordo. Naturalmente. Comunque, non si ricorda. Comunque, nuovo formato. Secondo me, perché dico questo? Perché quando l'avevano detto, hanno buttato fuori Wii che ha cambiato il mercato completamente. DS che ha cambiato il mercato completamente. Quindi, Wii U che non ha cambiato proprio. Che ha cambiato proprio. Però ci credevano. Sì, ci credevano molto. L'hanno fatto uscire. Come next gen, che era la vecchia niente, gen. Il niente, messi insieme. Hanno detto, secondo me, Wii ha venduto DS pure, cerchiamo di unirli. Hanno fatto quello. Comunque, questa nuova console, secondo me, e anche secondo molti Redditors, che sono gli utenti di Reddit. Redditors? Sì. Oh. C'era tutto un dibattito che si era aperto su Reddit per questa cosa. Comunque, hanno risposto in parecchi. Comunque, si dice che sia un ibrido tra portatile e fisso, cioè che Nintendo smetta di avere due console separate, che sarebbe molto bello. Cioè, a me piacerebbe molto avere una sorta di 3DS, ecco, o comunque tablet, che ne so. No, 3DS è meglio. Non cominciare a chiedere i tablet. 3DS con grande schermo. 3DS con grande schermo
che poi arrivo a casa, lo appoggio sulla base e diventa una console fissa. Cioè, lo vedo sullo schermo del TV e utilizzo un altro controller. Tanto a Nintendo piace avere 45.000 controller per una console, quindi ci starebbe. Cioè, a me piacerebbe. Sì, il problema è la batteria. Vabbè, ma, cioè, alla fine... Anche prendi... perché se ci pensi, una console completamente portatile, che specifiche può avere? Beh... Però parliamone, perché adesso se ti vai a prendere un iPad o un Nexus o comunque un tablet, già ci gira roba. Sì. Ci gira roba. Ci ok, gira non roba, ci gira. Non ci girano giochi, però. Girano giochi mobile. Ma secondo me, cioè. Secondo me dovrebbe. Cioè, per farti capire, l'Nvidia Shield, che. Ok, ho capito cosa. Sì, è quel controller. È quella specie di controller con schermo. Con schermo e tutto. Però anche lì. Regge le app, ma non regge i giochi, e questo è il problema. Però nel mio, nel mio mondo idilliaco, l'app e il gioco è una cosa diversa. Cioè il gioco mobile certamente. Non può essere un gioco vero e proprio. Quindi non se è portatile però, o diventa 3DS. Quindi con la però, grafica no, basta, basta Nintendo, basta. Con no, i basta. 200 pixel basta. Per 100 è deve finire questo periodo. Non dico che voglio i 2K o 4K, ma voglio Full HD almeno. Cioè basta. Sì. Mi dispiace, ma però secondo, cioè, allora, si potrebbe fare tecnologicamente la cosa che sto per dire. Poi se Nintendo non la farà, no, non la farà di sicuro in realtà. Cioè, allora, quello che nel mio mondo ideale, nel mondo dei coniglietti rosa di Anto. Esatto, Nintendo farebbe questa console portatile che ha un hardware che ha questo schermo con una, per dire, che non gira in Full HD. Gira fai conto in poco meno di HD, cioè tipo 1000x600, qualcosa sì. così. Perché è più piccolo, quindi okay. ci sta. Per okay. dire un 5 pollici, un 6 pollici. E poi per quando dire. Lo colleghi alla base. Quando lo colleghi. Perché? Perché la base ha dell'hardware, capito? Ah. Questa cosa non potrà mai. Sony l'ha fatto con Morpheus e con PlayStation VR e c'è riuscita. Conoscendo Nintendo. Però si può fare. Io direi zero da. A me piacerebbe però. Mi piacerebbe un sacco questa cosa. Poter avere questa doppia soluzione. Quindi in quel caso penso che NX potrebbe. Ma in generale, secondo me, Nintendo. Allora, se facesse qualcosa per la VR sarei sicuro che riprenderebbe, sarebbe un successo. Ma Nintendo già così, che non farà nulla per VR. Sì. Così non lo so. Probabilmente ancora gli brucia, cioè, il Virtual Boy. Sì. Secondo te questa generazione parte o no? Cosa? Chiudendo, perché ho parlato un sacco perché sono più Nintendaro. Ma secondo te la prossima generazione di Nintendo parte? Ho paura. Perché è uscito la Wii U, è uscito il 3DS. Io non ho comprato la Wii U, ho comprato il 3DS per un titolo gamer, per beh, uno. Succede molto spesso così con Nintendo. Per Pokémon. Io no, ho giocato tanto con 3DS. E poi vabbè, si sono aggiunti i giochi, però inizialmente l'ho comprato per Pokémon, è stata un... Che paura! Madonna gamer, non avete idea! Mi sono ho guardato di lei che è comparsa la testa difficile a nulla. Ah, ecco. Terrore. No, insomma io l'ho comprato per un burst emozionale perché dovevo assolutamente giocarlo. Però, cioè, tendenzialmente il problema è che non ci sono più giochi, l'abbiamo già detto, che Nintendo fa fatica a... ma magari unendo la libreria, facendo un'unica console, riesce a avere più roba. Però, se ci pensi, questo restringe i campi. Perché ci sono i giochi, per esempio, i giochi di Mario per DS e i giochi di Mario per Wii U. Se li unisci... Attenzione che Mario... è un brand che viene sì. rinnovato, adesso l'ha detto... Okay, ma no, adesso ti sto facendo l'esempio. Ah, ok. Mettiamo che c'è Mario... Metroid, per dire. Ok, un Metroid... Che generalmente è portatile in 2D e in fissa in 3D. Esatto. Cosa succede a quel punto? Che fai? Che ne fai due. Se vuoi ne fai due. No. Fai un Metroid in 3D e un Metroid... Cioè, nel senso, due titoli diversi. Li fai, per dire, anche Zelda esce sia dall'alto cioè, che... Cioè, tu ti compreresti un gioco per 2DS su... Cioè per 3DS su Wii U. Ma no, ma se loro fanno quella cosa, fanno un'unica console. Ma si unisce, sì lo so. Il problema è che i giochi a livello di formato. Sì, a livello di formato. Ma perché magari quello, cioè per giocare a quello lo stacco dal televisore e ci gioco. E dopo se sì, per giocare altro. È un problema per loro, non per te. Per te è più comodo perché giochi a tutti e due i giochi insieme. Non ho capito allora. Perché dici che è un problema per loro? Perché se loro già fanno fatica a creare giochi, con questo li riducono ancora di più i giochi. Perché avendo due console diverse riescono ad avere due format diversi. Con una console che fa tutte e due le cose si unisce.
e hanno un solo format, solo che non riescono a creare altri giochi ultimamente. Ma in realtà mantengono due format, secondo me. Cioè, ti posso dire, per questo gioco devi staccarlo dal televisore. Ok. Per questo devi attaccarlo. E poi loro non ci guadagnano abbastanza. Ah, dici perché non vendono più l'hardware? Non vendono più l'altro, cioè vendono due format uniti al posto che due format separati. Sì, però se permetti, piuttosto che vendere una console rimettendoci, come hanno fatto con Wii U, sì, okay. O non riuscire a mantenere, o perché alla fine questo comunque, è successo. Comunque, cioè, secondo me, per far partire NX serviranno tanti titoli che ti dicano, sono allettante, Nintendo, non zombie NX. Nintendo, ti prego di una cosa però, e dopo di questo chiudiamo. Secondo me può succedere che Nintendo faccia un'altra console che spacchi. È più difficile perché adesso tutti quanti giocano con gli smartphone e compagnia. Però sì. E infatti anche Sony e Microsoft hanno dei problemi da questo punto di vista con le ultime generazioni. Però può succedere. Una cosa però, non farmi uscire le cose frammentate. Cioè, non posso più accettare che uno Smash mi esca 3 anni dopo. O No, i titoli top tutto devono uscire subito. Io ho capito ho capito che poi mi tirate fuori l'esempio di Nintendo 64, che c'aveva solamente Mario 64 all'uscita. Sì, ma è cioè, era un tempo di... era un'era geologica. Anni fa, basta, non si può più fare così, cioè, nessuno compra una console per un gioco adesso. Tranne noi Nintendo due. Nintendo 64 c'erano poche... cioè, pubblico era, cioè, era abituato a poco. Ma poi noi già quando vedevi siamo più pretenziosi. Cioè, ormai la gente, ragazzi, va su Google Play e vede schifezza in realtà. Sì. Però ne vede tanta, è sempre nuova, tanta. Quindi sì, esatto. Se gli metti una cosa e basta lì. Oppure, cioè, quindi ho parlato tantissimo. Vabbè, per terminare il discorso, io aggiungo una bellissima frase. Spera per NX oppure join alla PC Master Race. Ma perché hai droppato la bomba così? Cos'è, propaganda? È propaganda. Gabe è felice. Lo odio, Gabe. Comunque, gamer, facci sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensi di questo argomento. E se vuoi puoi anche proporci altri argomenti, così abbiamo altre cose più che chiacchierare. Perfetto. Scusa se la puntata è stata lunga. Mamma mia. Ciao. Ciao gamer, vatti a vedere l'ultima puntata di Gamers T dove parliamo di Pokémon Super Mystery Dungeon e vediamo cosa ne pensiamo e dici cosa ne pensi tu. Ciao gamer!